Questo è probabilmente l'ultimo dei tavoli rimasti in piedi all'interno della cascia di Arenzano. Il locale, invaso e completamente distrutto dal fango, rappresenta bene quello che è successo ieri ad Arenzano tra bombe d'acqua, esondazione di torrenti e frane. Si segnalano ingenti danni anche in via Montatti, in Pineta, in Cantarena e in via Pecorara, dove è crollata una casa disabitata. Alcuni condomini in Pineta e in Cantarena sono inoltre rimasti isolati. Dopo il disastro, la solidarietà. Sono davvero tanti, infatti, gli angeli del fango di tutte le età che sono arrivati da Arenzano e dintorni per dare una mano a ripulire il paese. C'è il segno, guarda, dove è arrivata l'acqua. La vedi il segno, sì, sì. Dove è arrivata l'acqua? Quello lì è il segno dell'acqua. E dove la arriva? E davanti ancora. Ok, siete stati in altri punti prima? Siamo stati su in Terra Rossa, dove c'era un sacco di pietre sulla strada, c'era anche un punto dove abbiamo dovuto pulire bene perché rischiava poi domani, se piove di nuovo, di riempirsi. Domani le previsioni non sono belle. Domani siamo stanchi perché da stamattina alle 7:30 che... Che cosa avete trovato? Fango? Fango, pietre sulla strada. E adesso abbiamo l'appuntamento con gli altri che sono da San Sebastiano, li raggiungiamo, poi vedete un po' il da farsi.